Allora, buon cinema a tutti. Devo tenere la voce bassa perché è quasi l'una e quindi questo video durerà pochissimo. Miss Peregrine, la casa per ragazzi speciali. L'hanno chiamata ragazzi perché bambini speciali sarebbe stato molto, come posso dire, sciocco, cioè sarebbe stato riempito di battute sciocche, no? Non so. Piccoli giochini di parole, bambini speciali, eccetera, eccetera. E come è successo con Segui l'uccello, no? L'uccello ti dirà tutto, l'uccello ti spiegherà mille cose, e la sala gremiva di risate sciocche, stupide, veramente fuori da ogni sanità mentale. Detto questo, io con Burton sono di parte. E questo lo sapete, cerco sempre di guardare i suoi film in maniera distaccata, non ci riesco, e per me Big Eyes è uno dei film più, non più belli, però più intriganti, più carini, più simpatici dell'ultimo anno, di 2 anni fa, non mi ricordo quando è uscito Big Eyes. Stessa cosa può dirsi di Miss Peregrine, non ha nulla da invidiare a tantissimi altri prodotti. Miss Peregrine non è uno dei film più belli di quest'anno, non è uno dei film più intensi di quest'anno, non è uno dei film più forti di quest'anno. Tuttavia, io vorrei fare una piccola riflessione sull'essere capolavoro, ok? Miss Peregrine non ha nulla da invidiare, per intenderci, ai cinefumetti che sono usciti quest'anno e ai grandi blockbuster attesi di quest'anno. Possiamo chiamare in causa Gli Animali Fantastici, possiamo chiamare in causa Civil War, possiamo chiamare in causa Star Wars Rogue One, sebbene 2 di questi non li ho ancora visti, ma possono essere meglio, possono essere peggio, questo non è il concetto. Il concetto è che Miss Peregrine non ha nulla da invidiare a questi film. Potete dire che sia brutto Miss Peregrine. Mi sembra veramente sciocco definire brutto un film come questo. Perché? Fatemi spegnere un attimo le casse, chiedo schiuma. Perché? Per il semplice fatto che non è brutto. Può essere un filmetto, può essere un film per bambini. È un film per bambini, chiaramente. E ci poteva stare, io ci sto. Quando qualcuno dice che Alice è brutto, ci sto. Qualcuno dice che Miss Peregrine è brutto, non ci sto. Ok, oggi va di moda denigrare Burton, come va di moda prendere per i fondelli, almeno su queste pagine, su questi canali, su questi schermi, gli estimatori totali e indissolubili di Christopher Nolan. Va sempre di moda fare queste cose qui, e fuori da questi schermi, si va a parlare male di Burton. Dark Shadows è un filmetto, Frankenweenie è una robetta, liberi di pensarlo, ma Burton io credo che sia uno dei più intriganti costruttori di mondi, creatori di mondi, di universi che ci sono ancora oggi in circolazione. E questo per il semplice motivo che quando si entra in un mondo dove Burton c'è, si hanno dei paletti saldi, delle boe, delle ancore, come possono essere, non lo so, l'umorismo macabro, come può essere qualunque tipo di immaginario visivo già visto nei film di Burton, come può, appunto la ragazza, la bionda, col vestito azzurro, la solita faccia angelica con gli occhi grandi di Burton, il solito emarginato protagonista dei film di Burton, e il nome Victor che ritorna costante, ma probabilmente è una casualità in questo film, perché è un film tratto da un libro, ma ci sono anche delle cose nuove, molto spesso, che vengono rivisitate, riproposte, rimescolate, in maniera abbastanza goliardica, abbastanza nuova, ok?
Quindi quando si entra in un film di Burton c'è sempre qualcosa di vecchio, qualcosa di non vecchio stantio, vecchio già visto, già presentato, ecco, già visto sembra ancora un'accezione negativa, ma già presentato rende l'idea, qualcosa di già presentato. Ma c'è anche qualcosa di nuovo, di non proposto. Questo Miss Peregrine io lo aspettavo perché sono da sempre un fan degli X-Men e quindi questa cosa che rimandava molto agli X-Men in chiave fantasy, ovviamente in chiave fantastica e non più moderna o dite come volete, insomma. C'è più magia, ci sono più mostri, c'è più questo, piuttosto che i superpoteri, ok? Però lo aspettavo, dicevo, lo aspettavo da tanto e la cosa che mi è piaciuta molto, devo dire la verità, secondo me è un valore aggiunto, andiamo nel merito della situazione, è stata l'assenza delle musiche di Danny Elfman. Io credo che un cambio di musiche questa volta ha giovato, perché? Perché si sarebbe rischiato di entrare di nuovo in quel circolo vizioso della fabbrica di cioccolato e Alice, che sono dei temi musicali che si somigliano molto. Fortuna ha voluto che qui, questa volta, Danny Elfman non è stato presente, o non ha potuto collaborare, o non ha voluto collaborare, o non è stato scelto, non è stato preso in considerazione. Tantissimi fattori che non sono andato ad analizzare su internet, perché sono chiacchiere di circostanza. Alla fine quello che conta è il risultato finale. Il risultato finale è che, con delle musiche diverse, questa volta Burton pare ancora più svecchiato, ancora più nuovo, fermo restando che sono sempre di parte. Non ci trovo particolari stranezze, particolari, vi ricordo semplicemente un piccolo fatto e poi chiudo, che questo film è un film per bambini, è una bambinata, ma ad avercene di bambinate così, di bambinate che ti raccontano l'evoluzione del personaggio, la scelta. Ieri ho visto Kubo e la spada magica, vuoi o non vuoi è un film decisamente migliore di Peregrine, ma questo non c'entra. Il concetto è che è stato quasi un miracolo, un piccolo miracolo avere due film uno dietro l'altro che raccontano l'evoluzione del personaggio. Sono film per bambini e santo Dio, ricordiamoci sempre delle cronache di Narnia e del settimo figlio e di tutto quel genere fantasy che ha affossato il cinema per ragazzi. Lo stesso Spielberg uscirà col Grande Gigante Gentile e le recensioni non sono positivissime. Quindi anche il Cacciatore di Giganti, prendiamo un altro fantasy che sì, è carino, sì, c'è Bryan Singer, ma quelli erano i fantasy, quelli sono i fantasy, dalle cronache di Narnia in poi. Quindi quel genere, quel cinema per ragazzi fatto in quel modo lì, zoppicava molto, forse più dei cinefumetti. Arriva Burton. Ora non dico che Burton sia il salvatore del genere, per carità di Dio, dico semplicemente che arriva Burton, fa un film fantasy come Dio comanda, pulito, tranquillo, un lavoretto, un compitino assestato, fatto bene, fatto con le sue, con i suoi cliché, con i suoi leitmotiv, che mi piace di più di cliché, e lo fa bene, lo compone, lo gestisce, lo coordina, lo propone, lo offre, in maniera da una parte scolastica, dall'altra intrigante, abbastanza da poter essere fruito, apprezzato e fino alla fine del film, senza stancare mai, e tutti pronti a tirargli le pietre, perché tanto Tim Burton ormai non è più un grande regista come ai vecchi tempi. Signori miei, io mi dispiace, ma non sono d'accordo, ma non perché sono di parte. Io sono di parte con Alice e sono il primo a dire che Alice ha tanti punti negativi e merita le critiche che gli vengono mosse. Ma con questo no, perché sì, avrà dei lati negativi. Molto spesso la sceneggiatura è frettolosa, le soluzioni finali, soprattutto la parte finale, nel momento in cui il mostro, chiamiamolo il mostro, insomma, nel momento in cui la situazione viene risolta, no? Tutta la parte finale, tutto l'epilogo è molto frettoloso. Io questo ne prendo atto, ma
Però rifletto su una scala grande, torno a ripetere, e rifletto sul fatto che forse Miss Peregrine è uno dei fantasy più convincenti, non dico migliori, ma più convincenti degli ultimi anni. Ma io ci metto dentro anche lo Hobbit, signori miei, lo Hobbit soffre di lungaggini, sciocchezze e vacuità molto di più, a mio parere, di questo Miss Peregrine, che le sue due orette le porta a casa senza colpo ferire, almeno per quanto mi riguarda. I difetti ci sono, non appesantiscono la visione non è inficiata da questi lati negativi, se ne esce pienamente soddisfatti. Almeno questo è il mio punto di vista. Se non siete d'accordo, chiaramente, i vostri commenti qua sotto, con le vostre opinioni su Miss Peregrine, volendo su Tim Burton. Io vi lascio un po' di link, chiaramente li trovate sempre, sui film, sulle volte che è stato trattato il cinema di Burton in questo canale. Vi ringrazio e vi dico che domani uscirà la vera trailer reaction del Dunkirk di Christopher Nolan. The trailer reaction rises, piccola anticipazione. E poi un'altra novità nel corso della settimana. Buon cinema a tutti!